L'Italia è bella proprio per questa varietà di dialetti. Cominciamo col Giro d'Italia. Torino. E poi dopo... Partiamo da Torino. Vai. Dove due amici si incontrano, uno fa l'altro. Uè. Ma lo sai che mia sorella si è rotta una gamba, ne? La troia. No, l'altra. Non quella. Per essere precisi, Vai, andiamo avanti. A Milano il marito torna a casa e dice alla moglie: Berta, cosa compri reggiseno se non c'hai niente da mettersi dentro? Uè, Remigio, sei per questo oppure tu porti le mutande? Classica risposta della donna milanese, assolutamente fredda, che non è mai stata in Giamaica. No, stilettante, proprio, no, mai. Dai, Poi andiamo a Firenze, dove ci sono due vecchietti che non si vedono da tanto tempo. Si incontrano uno fa l'altro. Giovanni, c'è un anno non ti si vedi. Da tu sei stato? Lasciami perdere. Sono stato male. E che c'è avuto? Un trombo. Un trombo neanch'io, ma sono contento uguale. Un trombo. Questione di dialetti, questione di dialetti. E se no qual è il bello? Proprio quello. Vai, continua. Andiamo a Roma. A Roma organizzano un pullman di turisti romani molto grevi, molto a Londra. Pesante. Erano a Londra. E decidono di portare questi romani a vedere un circolo dei lord a Londra, dove c'è un maggiordomo che li accoglie in livrea. Uno di questi romani molto molto nature. Scusa, visto che parli italiano, mi sei dindo star cesso che mi sono a pisciare. Oh, qui mi sono a pisciare. Se guardi in fondo al corridoio, sulla destra c'è una porta dove c'è scritto gentleman. Non ci faccia caso, entri lo stesso. Perché evidentemente di gentleman aveva ben poco quel signore lì, vabbè. E poi ancora, e poi dove andiamo a Napoli, possiamo andare a Napoli, e qui già la comicità diventa una cosa un po' più allargata, perché noi sceneggiamo molto. Quindi a Napoli c'è un padre che dice al figlio: Ginari, i due ascini e cabasci, ci sta chi le cavini di cravatte, c'è da ricerco, papà vuole una cravatta no gialla, neanche gialla. E come la vuole? Gialla. Il bambino scende e dice: hai tuo papà che vuole una cravatta no gialla, neanche gialla. Ma? Portici sta cravatta, oh papà. Il padre guarda la cravatta e dice: Cinei, non capite niente, né tu né un negoziante. Io ti avevo chiesto una cravatta no gialla, neanche gialla. Non ci capite qual è la difficoltà. Il bambino scende giù di nuovo al negoziante e gli fa: dice, papà, io che volevo una cravatta no gialla, neanche gialla. E portici sta da cravatta, oh papà. Un'altra. Padre guarda la cravatta e Gennari, ma sei scemo tu o è scemo un negoziante? Perché io ti avevo chiesto una cravatta. Era chiaro, gialla. Gialla. Oh. Ora, capite che questa cosa può andare avanti all'infinito. 14 anni. Però il bambino torna su senza cravatta e il papà gli dice: Gennari, e la cravatta? Papà, hai tu negoziante, non fanculo, e manca va fanculo, va fando culo proprio. Proprio, per essere precisi, E ancora, dove scendiamo? Calabria. Calabria. C'è un signore che soffre di alatosi. E quindi se va dal medico e ci fa: dottore, capite che cazzo quando fiate cade nei mosci, qui. Ci vediamo, dio una fiatata. A lei c'è scoppiata una fogna in bocca. Lei è il classico alito che noi uomini di scienza definiamo di merda proprio. Giustamente. Lei con il normale colluttore non risolve il problema. Niente. Sa calare 5 litri di pino silvestre e forse cascia qua in budella. Forse. Qualche cosa cambia. Chissà, se cala 5 litri di pino silvestre Vidal, va per strada, incontra il suo amico e ci fa: se ti do una fiatata, che sente? Ci vediamo, fiata. È come se qualcuno avesse cacato sotto un pino. Preciso, Silvestre.
C'è la Sicilia? Dalla Calabria andiamo in Puglia. Ah, in Puglia. In Puglia c'è la moglie che massacra il marito. Sì. Dice: Salvato, ti devi comprare un paio di scarpe nuove. C'è le scarpe buchette, non puoi andare in giro. Quando tu accavalli la gamba, si vede che c'hai i buchi. Dopo un mese il marito finalmente compra un paio di scarpe nuove, torna a casa con le scarpe nuove e nessuno si accorge che ha le scarpe nuove, la moglie soprattutto. Ci perciò un mese che mi ha fracassato e mo non si accorge neanche che... mo ci penso io, ci penso, se ne va da letto, si spoglia nudo ed esce nudo con le scarpe nuove. Giustamente. Ci mo se ne devono accorgere. Ed esce nudo, la bambina di 5 anni è la prima volta che lo vede nudo, lo guarda e dice: papà, cos'è quella cosa che ti pende lì? Shamor, questa è una freccia che sta a indicare che papà ha comprato un paio di scarpe nuove. Giustamente. Arriva la moglie inviperita: ma che ti venisse in destra e comprare un cappello? Che voglio dire, va, che poteva essere la soluzione, poteva essere meglio, no? Esatto. Abbiamo la Sicilia? Abbiamo la Sardegna, scusami, la Sardegna, dobbiamo andarci cauti, no? Ci dobbiamo andare cauti. Allora, consideriamo che diciamo di mattina, andiamo in Sicilia. Andiamo in Sicilia. C'era un problema andorsito e abbiamo preferito andare in Sicilia. Mettiamo le fasce orarie, dai. Sì, sì. Andiamo in Sicilia. In Sicilia abbiamo l'imbarazzo della scelta, ma ne vorrei raccontare una di Giuseppe Castillo. Addirittura, bene, quindi firmata. Vai. Ci sono degli animali che vanno da San Pietro. Lui me l'ha detto che questa è la barzelletta che preferisco. Vabbè, ok, vai. Esatto. E quindi che succede? La prima è la giraffa, dice: San Pietro, prima una cosa, ma ti pare normale io? Questo corno che non finisce mai, questi anni, ma dice: ma chi te la mente? Intanto dice: difficile un leopardato che va di moda come tessuto, sei molto alla pace. Bellissimo. E poi, cioè, tu con questo collo arrivi a raggiungere i frutti più alti, a mangiare le cose più fresche. Allora, bello, non l'avevo considerato sotto questa parte, diciamo, positiva. Esatto, no? Sei convinta. Sogno fortunato. Però San Pietro era uno che seduceva con le parole, e convinceva. E quindi praticamente licenzia la giraffa dicendole che tutto sommato è stata non fortunata di più. Dopodiché entra un elefante e ci fa: dice, ma San Pietro, dice, ma te pare giusto che hai questo naso che non finisce mai? Là, guarda, ce l'hai dietro. E sta ricchi, ma chi te lamenti? Intanto sei al riparo da qualunque predatore. Ecco, che picchi, sei bello, picchi, grande, sei bello, alto, bello. Poi ci sta ricchi, quando la osmorono i cauro, tu attacca la pendola e hai un climatizzatore incorporato. Che è vero, tra che l'altro. È vero. Poi con questa proboscide tu arrivi dappertutto. Quindi non mangi, certo. Non solo, sull'acqua è lurda, tu cali a sonda e ti va a pigli l'acqua chi da pulita, chi da dal fondo. Ma lo sai che non l'avevo considerato questo aspetto, San Pietro. E allora ritieniti fortunato, gioia mia, sei un elefante fortunato. E l'elefante ne esce contento a San Pietro sperato. Dopodiché entra una gallina. Finale, attenzione. Da lì a San Pietro ci fa: San Pietro, lasciami parlare. No, con me. I chiacchiere stanno a zero. Niente chiacchiere. Che le cose sono due: o scingiamo l'uovo o allagamo un culo. Esatto, meraviglioso. Quella era. Meraviglioso. Devo dire che questa barzelletta piace molto, molto a tutti, a tutte le età. In realtà è una barzelletta che poi ti consente la considerazione finale, perché la gente alla fine dice: e certo, c'è con me una erdina per 20 centesimi, non c'è con me, capito? Questa è la considerazione finale, è quella. Così come gli elefanti che guardano un uomo nudo, no? Certo. E uno fa all'altro, dice: ma è chisso, secondo Dio, come fa a vivere? Capito? Non ci arriva, non ci arriva.